Io penso che la prospettiva del futuro, che è quella che stiamo discutendo al tavolo, è la consapevolezza globale di quello che stiamo vivendo e mangiando. Quindi cercare uno sviluppo veramente di assaggio globale per perdere meno pezzi possibili, che sono i pezzi che poi vanno a finire in un'economia frantumata dall'utilizzare solo pochissimi prodotti e di quei prodotti solo una parte altamente selezionata ed elettiva, a fronte invece di un panorama che in realtà è un panorama molto più ampio e molto più vasto. Mente totalmente aperta, e quindi è una tautologia, però alla fine voglio dire l'atteggiamento più laico possibile e l'assaggio. Il cuoco del futuro deve assaggiare per essere pronto a riproporre cose che solitamente non proponeva.